Ben ritrovati dal palazzetto Giacomo Del Mauro di Avellino per la sfida che attende i padroni di casa contro la Luis Roma, squadra naturalmente, come si evince dal nome, della capitale, facente parte alla nota università. Scandone che è reduce da 3 KO di fila, arrivati tutti e tre in maniera diversa, ma fatto sta che il roster di coach De Gennaro è fermo ancora all'unico successo rimediato tra l'altro proprio contro un'altra squadra di Roma, la Stella Azzurra, tra le mura amiche. Dopodiché sono arrivate sconfitte importanti per gli uomini di coach De Gennaro. Al roster irpino si è aggiunto proprio negli ultimi giorni un nuovo innesto, Ugo Erkma, che scenderà in campo quest'oggi con il numero 3, un tassello nuovo da scoprire anche in campo. Vedremo l'apporto che riuscirà a dare il giovane arrivato, come detto, proprio negli ultimi giorni ad incrementare il roster evidentemente in difficoltà della Scandone Avellino. Mentre parliamo abbiamo ascoltato gli inni e siamo pronti quindi tra pochissimo con la palla a due tra Scandone Avellino e Luis Roma. Saluto tra le due panchine. E siamo pronti quindi tra pochissimo con la palla a due in un Pala del Mauro che abbiamo purtroppo imparato a conoscere così, con ampi spazi vuoti sugli spalti. Anche i risultati purtroppo in questo momento non stanno aiutando la Scandone Avellino, ferma all'ultimo posto in classifica con soli 2 punti, come abbiamo ricordato in precedenza, arrivati grazie al successo sulla Stella Azzurra Roma, 2 punti che avevano lasciato intravedere qualcosa di positivo che comunque si è visto in qualche scampolo di partita, che non ha portato comunque al punteggio pieno. Sempre presenti invece gli Original Fans nel loro spicchio di Curva Sud, presenti in ogni partita in casa e soprattutto fuori, per non lasciare sola la Scandone, che sta vivendo, come è noto, un momento molto delicato dal punto di vista societario. Naturalmente di questo poi ne risente la squadra. E siamo pronti per la palla a due, starting five per la Scandone con Marzaioli, Ondomengue, De Leo, Locci ed Erkma, che parte subito nel quintetto titolare per quanto riguarda la Luis Roma. Infante, Tamburrini, Di Carmine, Pasqualin, Gellera, lo starting five. Primo possesso è proprio per i capitolini. Provano il tiro da due, il ferro lo sputa, si lotta sotto canestro, viene fischiato un fallo a Giuseppe De Leo nella lotta per recuperare il pallone dopo il tiro sbagliato, e si riparte con una rimessa da fondo campo per gli ospiti in casacca blu, miss bianca invece per i padroni di casa con inserti verdi. Recupera un buon pallone, un ottimo pallone Andrea Locci, e dà la possibilità ad Erkma di imbastire l'azione offensiva della Scandone. Si passa nelle mani di De Leo, palla dentro per Ondomengue, riesce a tenere la sfera, la scambia, c'è l'intercetto però di Alessio Di Carmine che ci mette la mano e chiude la traiettoria di tiro.
Barzaioli, scambio veloce proprio con Ondomengue che si gira, lascia il gancio, sputato incredibilmente dal canestro. Locci però recupera il rimbalzo ma sbaglia da sotto. Era una buona occasione, soprattutto dal punto di vista tecnico, la giocata di Ondomengue. Peccato, sfortunato il numero 0 della Scandone che ora si deve difendere. C'è la tripla subito di Alessio Di Carmine per la Luis Roma, che parte subito con una bomba da 3. Risponde la Scandone con Ugo Erkma. Ondomengue aspetta il posizionamento e l'aiuto di Andrea Locci. Va fino in fondo Bruno Ondomengue. Due punti per la Scandone Avellino, che recupera ancora un altro pallone per un eccesso in fase offensiva dei capitolini. Buona la difesa di Avellino, che ora prova ancora ad andare a canestro con De Leo. Si gira, gioca con il piede perno ma sbaglia l'appoggio e si può ripartire con la Luis Roma, che sbaglia il rimbalzo, però è ancora degli uomini in casacca blu che hanno la possibilità di andare ancora al tiro mentre mancano 6 secondi al termine dell'azione. Si gira, ottima la palla, ottima la palla di Francesco Infante, che serve sotto canestro un cioccolatino per il compagno. E siamo 5-2 per la Luis Roma. Sbaglia il possesso e lo perde Domenico Marzaioli. Poi ha provato un'incursione, il pallone però è sbattuto su una gamba ed è finito sul fondo, da dove si riparte con la Luis Roma. Palla per Tamburrini, allarga ancora, si sta difendendo bene Avellino in questo momento. Andrea Locci lotta con il fisico e impedisce il canestro a Roma, che ora si difende. Erkman ancora per Locci, palla dentro, vediamo, gli arbitri assegnano la rimessa alla Luis Roma. Ci sono comunque gli applausi di coach De Gennaro nei confronti dei suoi ragazzi, nonostante l'errore in fase di transizione. Abbiamo visto Andrea Locci voleva servire dentro l'area un compagno, pallone non è arrivato a destinazione, si riparte. Il tiro con l'arresto e a rimbalzo c'è Marco Pasqualin, che mette a referto i primi due punti dopo il tiro di Infante. Un po' lenta al rimbalzo in questa fase la difesa della Scandone. Erkma prova una giocata per servire Locci, ma è attenta la difesa di Roma, che riparte subito e va fino in fondo, ma è arcigna la mano di De Leo. Recupera un pallone importantissimo e consente ai suoi di imbastire una nuova azione. Ondomengue, e Locci dentro l'area che chiede palla, servito, provano l'1-2, la palla però arriva a De Leo, ma è tutto fermo per un tocco di piede evidente della difesa capitolina. Si riparte quindi con una rimessa affidata ad Erkma per Ondomengue, spalle a canestro, cerca con lo sguardo il posizionamento dei suoi, palla per Erkma che prova il tiro da 3, ma era ancora una volta tutto fermo. Un tiro poco preciso del numero 3 della Scandone. Fatto sta che i direttori di gara avevano già fermato per una irregolarità. Ondomengue fuori per Locci, avrebbe lo spazio per il tiro ma non è un tiratore
numero 19 dei biancoverdi, che si affida invece a Marzaioli, che sbaglia, viene anticipato al rimbalzo Andrea Locci e riparte con Pasqualin la Luis Roma. Passaggio intelligentissimo del numero 9 per Francesco Infante, che da sotto non sbaglia. Altri due punti per la Luis Roma e coach De Gennaro capisce che è il momento di chiamare a raccolta i suoi, che fino a questo momento stanno comunque mantenendo in equilibrio la gara. 3 punti di distacco, 7-4 per la Luis Roma. Si stanno comunque intravedendo ancora delle difficoltà per quanto riguarda la Scandone nei rimbalzi. Fatto sta che, come detto, siamo sul 7-4 per la Luis Roma, che sta trovando nel suo numero 34 Francesco Infante e nelle giocate dei singoli la sua fortuna fino a questo momento. Dall'altro lato ancora presto per giudicare invece Ugo Erkma al suo esordio assoluto con la casacca bianco-verde. Il coach De Gennaro ha deciso di buttarlo subito nella mischia. Lo vediamo con il numero 3 pronto per raccogliere questa rimessa dal fondo. Libera lo spazio invece per Marzaioli e lascia la sfera proprio ad Erkma. Ondomengue aspetta, eccolo qui proprio Domenico Marzaioli, va fino in fondo, bloccato con un fallo dal numero 15 Alessio Di Carmine, entrato con troppa irruenza per provare a fermare Domenico Marzaioli. Ci è riuscito ma commettendo fallo, e quindi il numero 33 della Scandone ora ha a disposizione due tiri liberi per accorciare le distanze. Sbaglia il primo, la concentrazione di Domenico Marzaioli per questo secondo tentativo dalla lunetta. Sbaglia anche il secondo, c'è però il rimbalzo decisivo di Giuseppe De Leo e la Scandone torna a contatto sul 6-7. Un solo punto per il momento divide le due squadre, con la Luis Roma che ora ha la possibilità di entrare fino in fondo. Palla messa fuori, c'è ancora il giro palla, si libera il giocatore per il tiro e non sbaglia. Altri due punti per la Luis Roma che allunga nuovamente sul 9-6. Erkma prova a buttarsi dentro, la palla arriva comunque nelle mani di De Leo che colpisce il ferro con un tiro da tre, sembrava ben indirizzato, il ferro però ha detto no. Pasqualin, palla messa fuori per Tamburrini, punta il suo diretto avversario, arresto e tiro, ancora una volta il rimbalzo stava per essere preso da Alessio Di Carmine, stato lesto però De Leo a recuperare il pallone, a dare un'altra opportunità alla Scandone, la sfrutta con un tiro da tre. Ondomengue ci mette la mano e recupera il pallone, punta il suo avversario, si butta fin sotto, palla per Erkma, bellissima azione della Scandone, peccato per il tapin sbagliato dal numero 3 dei biancoverdi. Svanisce quindi l'opportunità di tornare a contatto per la Scandone con una bella azione Mengue, Erkma dall'altra parte. Altri due punti per Roma con una palombella che ha beffato la difesa biancoverde, non ha potuto far altro che guardare il pallone entrare
colpendo la retina. Locci si gira, sbaglia ancora sotto canestro Andrea Locci. Pasqualin, scambio stretto con Infante, la palla ancora per il numero 34, lascia partire il tiro, può ripartire in contropiede la Scandone, 4 contro 2, la palla è facile facile per Ugo Erkma, che mette a referto 2 punti. Azione fulminea in contropiede dei biancoverdi, che ha portato in dote altri 2 punti per rimanere in partita. Troppo spazio qui per Francesco Infante, che sbaglia la conclusione, complice un fallo commesso da Andrea Locci, che chiede spiegazioni al direttore di gara. Due tiri liberi per Francesco Infante. Fino a questo momento ha fatto prevalere la sua possenza fisica il numero 34 di Roma, che sbaglia il primo tentativo. Il secondo va a segno, un altro punto per Roma, che a piccoli passi prova a stracciare già un solco in questo primo quarto. 12-8. Perde un pallone, ma lo recupera per fortuna Avellino, che poi va a pescare il jolly da 3 con Domenico Marzaioli. 3 punti pesantissimi anche per la convinzione di questi ragazzi, che però ancora una volta perdono i duelli sotto canestro, ma recuperano comunque la sfera per un fallo commesso da Roma, anzi no, il fallo è commesso da Avellino, e 2 canestri si prova a incrementare il vantaggio per la Luis Roma, che ha la possibilità ora con questi 2 liberi affidati ancora una volta a Francesco Infante. Questa volta il primo va a segno dopo i 2 errori, un errore nel doppio tentativo precedente. Questa volta fa 2 su 2, e ancora una volta la Scandone sotto canestro soffre terribilmente. Perde ancora un altro sanguinoso pallone Ventrone. Lo recupera però con cattiveria De Leo e lo affida nuovamente al playmaker dei biancoverdi. Palla dentro per Rajačić, anche lui appena entrato, e timbra subito il cartellino. 2 punti per Vladimir Rajačić. Dall'altra parte risponde la Luis Roma con una bomba da 3. Cerca di imprimere subito un'impronta la squadra capitolina. Ventrone si butta fino a dentro, perde per un momento la palla, doppio palleggio, errore per il giovane numero 11 dei biancoverdi, che regala quindi la rimessa a Roma, ma soprattutto vanifica una sortita offensiva in un momento molto importante di questa prima frazione, con una Scandone che ora è schierata con Ventrone, Ondomengue, Rajačić, De Leo ed Erkma. Pasqualin prova ancora a vedere e a testare la mano calda dei suoi. Per fortuna di Avellino il tiro è corto e può ripartire velocemente. Rajačić chiede il pallone, viene accontentato, lascia partire la tripla. Troppo forte anche lo strapotere sotto canestro di Roma.
e si chiude questa azione con un nulla di fatto purtroppo per Avellino. Rieccoci pronti per questo secondo quarto tra Scandone Avellino e Luis Roma. Il primo si è chiuso con il vantaggio degli ospiti di 9 punti, 19 a 10. Vedremo in questo secondo periodo come risponderà la Scandone, che ha bacato ancora una volta degli errori in difesa. Ah, peccato per questa sortita offensiva. È anche sfortunata la Scandone in questo periodo. Ma c'era un fallo ai danni di Marzaioli e si riparte con la rimessa laterale. Marzaioli, la palla è fuori per De Leo, lo scambio tra i due. Palleggio e ottimo assist del numero 34 De Leo. E due punti messi a referto da Lorenzo Cherubini, entrato in questo secondo quarto al posto di Ugo Erkma, che comunque non ha sfigurato fino a questo momento nel suo esordio con la maglia di Avellino. Primi due punti di questo secondo quarto, quindi a firma biancoverde con Lorenzo Cherubini, che ora trova il suo spazio all'interno dell'area pitturata per una difesa che però viene tagliata dall'attacco della Luis Roma, che allunga quindi nuovamente con altri due punti sul 21 a 12, tornano ad essere 9 i punti di distanza, di distacco. Tiro da 3 di Rajačić fermato dal ferro e ancora una volta il rimbalzo e appannaggio dei blu, che arrivano fino in fondo dall'altro lato. C'è l'errore di Rajačić, che aveva preso il rimbalzo ma ha sbagliato il passaggio, ed è un altro regalo. Luis Roma ringrazia e segna altri due punti, incrementando il vantaggio. Anche in questo caso è stato evidente il regalo della difesa biancoverde. Ancora un errore individuale che costa caro. Continua ad incoraggiare i suoi ragazzi coach De Gennaro, che al momento però sono sotto. De Leo, Marzaioli, e a loro che si affida coach De Gennaro, all'esperienza dei suoi senior per risollevarsi in questa partita, che sta già andando purtroppo sui binari di Roma. Ma c'è ancora tempo per rientrare per la Scandone. Prima opportunità, questi due tiri liberi, Domenico Marzaioli a segno il primo. Pronto per il secondo tentativo, a segno anche il secondo, e due punti per la Scandone, che continua la rincorsa. Martino per la Luis Roma, possesso di palla, palle a canestro, arriva fin fondo, viene fischiato un fallo però. Con il possesso offensivo per Roma, Leonardo Di Francesco alla battuta dal fondo. Tutto pronto e si riparte. Palla ancora per Martino, la lascia lì per Buonaccorso. Ancora per Martino, che si butta fin sotto. Aveva provato la giocata. Questa volta il rimbalzo difensivo della Scandone vincente, può ripartire. È arrivata già all'altro lato Cherubini da 2 e lo mette
Altri due punti per il giovane numero 8 della Scandone, che in questo secondo quarto si sta affidando alla sua mano calda per rimanere in partita. Ottimo l'anticipo di De Leo, che viene fermato però con un fallo. Era riuscito in un anticipo importante il numero 34 della Scandone, fermato con un fallo dagli uomini in casacca blu. C'è un cambio tra le fila della Scandone. Rientra in campo Ugo Erkma con i dettami tattici appena presi da coach De Gennaro, li sta trasferendo ai suoi compagni di squadra ed è pronto quindi a prendere il possesso della sfera. Nonostante la difesa e il pressing molto alto di Roma, infatti non consentono al numero 3 di prendere il pallone. Arriva ora la sfera nelle mani di Erkma, giro palla della Scandone, Rajačić si butta dentro, vuole un fallo, lo ottiene. È rimessa laterale per la Scandone, che ci sta mettendo voglia e anche sprazzi di buon basket fino a questo momento, ma il risultato parla chiaro. ...23-16... Erkma, De Leo è libero e recupera la sfera, la lascia ancora Cherubini, che però si fa soffiare il pallone dalla difesa di Roma, che può quindi ripartire velocemente già dall'altra parte sotto il canestro. Lotta fino alla fine Martino, ma in questo caso la difesa della Scandone è vincente. Peccato qui, ancora un errore semplice per Ondomengue da sotto canestro, che poteva ulteriormente accorciare. Ha dato invece un'altra opportunità alla Luis Roma. In attacco Infante, viene fischiato un fallo. L'errore di Ondomengue si va a sommare agli altri che abbiamo già visto in questi primi due quarti. Canestri apparentemente facili che avrebbero consentito alla Scandone di rimanere ancora più a contatto. Sospetto di una Luis Roma che effettivamente sta sbagliando pochissimo in fase offensiva, quantomeno quando c'è l'errore, poi sono forti al rimbalzo. Ottima la giocata qui di Infante, che aveva liberato Di Carmine. È sbagliato il tiro, Marzaioli va fino in fondo, lascia la palla lì che arriva nelle mani di Erkma. Pensa al tiro, poi ci ripensa, vuole giocare questo possesso. Palla messa fuori, De Leo si butta dentro, lascia partire il tiro, recupera anche il rimbalzo incredibilmente. La palla però è impazzita nelle sue mani e finisce fuori. Ancora un'opportunità svanita per trovare la via del canestro da parte della Scandone, che ora con la difesa prova a recuperare subito la sfera. Luis però velocemente è dall'altra parte. Palle a canestro, ottima l'azione di Andrea Martino, che lascia sul posto il suo difensore e con una finta arriva fin sotto per appoggiare il pallone a tabellone. Tabellone che in questo caso invece non aiuta Erkma, e la Luis ha l'opportunità. Pasqualin prova a buttarsi dentro, la palla ancora dentro per Martino che non sbaglia. Altri due punti per Roma, che allunga ancora. Erkma chiama lo schema, De Leo aspetta il posizionamento di Cherubini,
ancora per Erkma, lascia partire il tiro da tre e c'è la bomba che infiamma il pala del Mauro. Ottimo l'impatto quindi di Ugo Erkma. Dall'altra parte c'è uno scontro un po' claudicante, Vladimir Rajačić, che ha però commesso fallo su Alessio Di Carmine, che ha l'opportunità di tirare dalla lunetta. C'è fiducia in casa Luis Roma per l'andamento. Nel frattempo in casa Avellino entrano Salvatore Iovinella e Luca Pappalardo, mentre va a segno il primo libero. Nuova composizione quindi del quintetto della Scandone, con Iovinella, Cherubini, Pappalardo, Erkma, che ora in possesso della sfera, e Marzaioli, che prende ora il pallone proprio da Pappalardo. 1-2, buona l'azione della Scandone, attenta però la difesa di Roma. Pesta una riga il difensore capitolino e quindi è rimessa per Avellino. Che è sotto di 10. Marzaioli prova l'impossibile e infatti il tiro è sbilenco. Anche coach De Gennaro non è d'accordo con la scelta del suo giocatore. Fatto sta che la Scandone è ancora sotto di 10, con palla in mano a Roma. Infante, spalle a canestro, fa valere la sua prestanza fisica. C'è un fallo commesso da Luca Pappalardo e al rimbalzo comunque era stato felino lo scatto di Andrea Martino, era riuscito a recuperare il pallone, ma c'era il fischio del direttore di gara. Due liberi, va a segno il primo di Francesco Infante. Si prepara per la trasformazione del secondo. 31-19 quindi. Erkma per un attimo aveva perso il pallone nel palleggio. Cherubini prova lui, alza la parabola che si insacca, torna a meno 10 la Scandone. È solo Infante, è solo Martino dentro l'area pitturata, per fortuna della Scandone c'è l'errore e c'è poi il fallo commesso dal numero 7 in canotta blu, commesso ai danni di Luca Pappalardo, che era stato attento al rimbalzo. E esce quindi il numero 7 Andrea Martino, pesato da un altro fallo. E ora la Scandone ha la possibilità, proprio con il suo numero 17 Luca Pappalardo, quando mancano 3 minuti alla fine del secondo quarto. La Scandone quindi ancora tempo per rientrare totalmente in partita. Primo canestro per Luca Pappalardo. Sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo offensivo. Ancora un cambio, questa volta è chiamato proprio dalla Scandone, esce Luca Pappalardo, appena messo a segno un tiro libero
che consente alla Scandone di tornare a meno 9. Si riparte con una rimessa per Roma di Carmine per Pasqualin. Supera la metà campo il numero 9 di Roma. Lascia la palla a Tamburrini che gliela restituisce. Palla dentro per Infante, si gira con il corpo, fa tutto in modo egregio, appoggia la palla al tabellone e sono altri 2 punti per lui, più fallo. La difesa della Scandone deve correre ai ripari nei confronti del numero 34 di Roma e infatti coach De Gennaro chiama time out per dare le giuste direttive, soprattutto per quanto riguarda il contenimento del numero 34 di Roma, Francesco Infante, che con il fisico sta facendo sfracelli nella difesa biancoverde ogni volta che ha il possesso del pallone. La difesa irpina suda le canoniche 7 camicie per provare a fermarlo e molto spesso non c'è riuscita, ed infatti anche il risultato parla chiaro. Questi primi 2 quarti appannaggio dei capitolini, che oltre naturalmente ad Infante sta trovando le buone trame e dei buoni canestri. Avellino a sprazzi sta mostrando qualcosa di buono, ma ci sono ancora delle lacune da colmare per il roster di Gianluca De Gennaro. Le squadre rientrano dopo il time out con il tiro libero aggiuntivo per Infante. C'è l'errore e c'è il rimbalzo di Avellino che può ripartire con Ertma a spazio. Marzaioli libera fuori il compagno Ondomengue. Cherubini ancora per Ondomengue, perde il possesso della sfera, poi lo recupera, serve Ertma che lascia partire il tiro in sospensione. Bellissimo il canestro di Ugo Ertma, che impreziosisce la sua prestazione finora anche con questo bel canestro in sospensione e ridà verve ad una Scandone che deve ancora rincorrere. Infante la mette fuori per Tamburrini, prova anche lui la magia, sbaglia e il rimbalzo sfugge dalle mani dei capitolini che ora corrono in difesa. Ondomengue spalle a canestro, riesce ad eludere la marcatura di 2 avversari, appoggia a tabellone. Altri 2 punti per la Scandone, che un passo alla volta sta cercando di rientrare in partita. Il tiro da 3 di Pasqualin sputato dal ferro, può ripartire Ertma, va fino in fondo, sbaglia però l'appoggio, ma subisce fallo. E può dunque usufruire di 2 liberi. Time out questa volta però è chiamato dalla panchina degli ospiti. Che stanno comunque facendo una buona impressione qui sul parquet di Avellino. Si vede anche dalla cattiveria che ci mettono per recuperare il rimbalzo. La Scandone molto spesso si è lasciata sorprendere, regalando quindi il possesso agli ospiti che ne stanno approfittando. Gli arbitri vanno a richiamare
i due roster che devono rientrare in campo. È finito il tempo a disposizione dei due allenatori per le ultime direttive. Pronte le due squadre quindi per gli ultimi momenti di questo secondo quarto, quando manca 1:23 al termine. C'è l'errore di Erkma sul primo tentativo dalla lunetta, il secondo va a segno, 27-33. È riuscita la Scandone a ricucire lo strappo che si era creato nel primo quarto, ritornando in partita, e recupera ora anche un pallone importantissimo, come detto, quando manca poco più di 1 minuto alla fine di questo secondo quarto. Palla in mano ad Avellino con Ondomengue. Cherubini prova a liberarsi dalla marcatura forte del suo avversario, riesce a scaricare il pallone che arriva ad Ondomengue, si butta dentro, prova a servire un compagno. Roma recupera la sfera, va fino in fondo, c'è il fallo commesso da Lorenzo Cherubini, che ha intralciato la traiettoria di Mario Tamburrini, che va ora al doppio tentativo dalla lunetta, centra il primo canestro. Sbaglia invece il secondo, può ripartire Avellino per uno degli ultimi possessi di questo secondo quarto. Marzaioli ha la possibilità di servire il numero 22, Salvatore Iovinella mette la bomba e Avellino quindi torna nuovamente a contatto. Indemoniato Coach De Gennaro fin dentro il campo per dare le direttive per quest'ultimo possesso. Vediamo come lo sfrutta Roma il tiro del numero 13, Bonaccorso. Sputato, però recupera ancora il pallone Roma. Pasqualini fino a dentro, prova un passaggio intercettato da Avellino. Non c'è più tempo, finisce così anche il secondo quarto, che vede Luis Roma avanti di 4 lunghezze sulla Scandone Avellino, 34-30. Intervallo lungo, ci fermiamo anche noi. Rieccoci per raccontare questo secondo tempo tra Scandone Avellino e Luis Roma, ricordando il parziale con il quale si è concluso il primo, 34-30 in favore degli ospiti. Che ripartono subito con questo possesso in questo terzo quarto. Vediamo se la Scandone riesce. Già nel secondo ci ha messo cuore, grinta e gioco per tornare a contatto. Lo strappo nel primo periodo era evidente tra le due. Rimbalzo per Avellino che riparte, Erkma allo spazio per il tiro da tre, lo prova, sputato dal ferro. Locci, che è rientrato in campo in questo terzo quarto, recupera il pallone e dà ancora un possesso ai suoi. Erkma allarga allo spazio per il tiro, preferisce andare dentro da Andrea Locci, che appoggia al canestro e mette a referto altri 2 punti, 32-34. La partita è ufficialmente riaperta tra Scandone Avellino e Luis Roma, con la Scandone che ora però deve difendersi. Erkma recupera un pallone, predica calma ora coach De Gennaro, invitando i suoi comunque ad andare all'altra parte. Palla dentro, facile facile per Andrea Locci, e la Scandone pareggia, 34 pari, 4 punti di Andrea Locci in questo terzo periodo,
consentono alla Scandone di trovare il pareggio. Luis va fin dentro, rimbalzo, si lotta, ma la palla è di Avellino, che ha la possibilità per la prima volta di andare avanti. Erkma, palla per Marzaioli, aveva provato ad andare fino in fondo, ma è attenta la difesa di Roma che riparte. Infante lascia lì per Pasqualin, che aspetta proprio il movimento dei suoi. La palla arriva nelle mani del numero 15, Alessio Di Carmine, che con un gancio porta nuovamente i suoi avanti, anzi no, perché è calda la mano di Giuseppe De Leo, mette una tripla e la Scandone è ancora avanti grazie ai tre punti di De Leo. Il fallo adesso è commesso da Andrea Locci, per la prima volta quindi la Scandone è avanti in questa partita, ma deve difendersi adesso da questa rimessa per la Luis Roma. Palla nelle mani del miglior giocatore finora dei capitolini, ossia Francesco Infante, va fino in fondo e trova il canestro. L'abbiamo detto, il pericolo numero 1 per Avellino, il numero 34 di Roma. Ondomengue da 3, c'è la bomba! C'è la bomba, le due squadre stanno affrontando e rispondono colpo su colpo. Si è acceso il match in questo terzo quarto. Infante ancora, questa volta sbaglia ed è facile il rimbalzo per Andrea Locci che riparte. Ondomengue si butta dentro, fermato dalla difesa. Time out chiamato. E le due squadre quindi vanno ad assumere i nuovi dettami dei due coach. Stavolta a chiamare il time out è stato Andrea Paccarie, il coach della Luis Roma, che per la prima volta in questo match si trova sotto, con la Scandone che è stata capace di recuperare i 10 punti di svantaggio che si erano creati alla fine del primo quarto, e in questo terzo ha messo la freccia superando al momento i capitolini. I due punti sul 40-38. Pronte per rientrare sul parquet le due squadre. Il direttore di gara invita a posizionarsi i due roster, con la palla in mano ad Avellino. Domenico Marzaioli pronto alla rimessa. Erkma aspetta il posizionamento e trova la mano in soccorso di Marzaioli. Anche lui trova la mano, questa volta di un difensore di Roma, che chiude questa azione offensiva della Scandone mettendo la palla fuori. E i biancoverdi possono quindi imbastire una nuova azione quando mancano 14 secondi alla fine di questa azione. Con Ondomengue, spalle a canestro, serve Locci che fa il possibile per recuperare il pallone che gli sbatte sulle gambe e termina fuori. Perso un buon possesso da parte degli uomini di De Gennaro, che ora devono organizzare l'azione difensiva. Pasqualin corre veloce dall'altra parte, Infante la lascia per Di Carmine. Palla a Tamburrini,
Infante palleggia, lotta con Locci, riesce incredibilmente a far uscire la sfera, il tiro da tre, ma c'era un fallo. Irregolarità sanzionata all'attacco di Roma. E Avellino può ripartire con Ugo Erkma. Mondomenque gli indica il passaggio e prende lui il pallone, va fin dentro, fuori ancora per Marzaioli, lascia libero Mondomenque, punta il suo avversario, lascia partire il tiro, troppo corto, ma è attento e lesto Erkma a recuperare il rimbalzo e a dare altri 14 secondi ai suoi per questa azione. Palla dentro per Locci, impreciso il passaggio, palla ancora nella disponibilità di Avellino e lestissimo Pasqualin a recuperare palla, arrivare fin dall'altro lato e a subire anche il fallo di Ugo Erkma. Buonissima l'azione del folletto della Luis Roma, Marco Pasqualin, che ha dapprima recuperato un pallone, poi velocemente ha capovolto l'azione subendo un fallo e ora ha la possibilità di concludere questa sua bella azione con questi due tiri liberi a sua disposizione. Sbaglia il primo. Va a segno invece il secondo, meno uno per Roma. Erkma aggira tutta la difesa, va fino in fondo, vorrebbe un fallo non sanzionato, palla persa quindi per Avellino. Stato fischiato addirittura fallo a Ugo Erkma nell'incredulità del roster bianco-verde, con Pasqualin che ha avuto la possibilità di impattare nuovamente la sfida. Invece si rimane con Avellino avanti di uno, ma palla in mano a Roma. De Leo chiama la difesa alta ai suoi compagni, che ora però devono correre in difesa. Pasqualin la palla ancora dentro per Martino, per Infante, punta al suo avversario, arriva fino in fondo, tutto troppo facile per Francesco Infante e Roma nuovamente avanti sul 41-40. Mondomenque prende la mira, lascia partire la bomba. Tre punti pesantissimi per Bruno Mondomenque. Avellino si riporta prepotentemente avanti sul 43-41. Palla ora in possesso di Roma, naturalmente nelle mani del suo miglior giocatore Infante, cerca il blocco Tamburrini e l'aiuto del suo compagno Tamburrini, la palla messa fuori per Pasqualin che ha campo aperto per il tiro da tre, sbagliato, questa volta è attento Andrea Locci sotto le plance a far sua la sfera, buona giocata di Erkma, va fino in fondo, ma viene contrastato molto bene la difesa di Roma, che recupera anche la palla. Può ripartire per cercare nuovamente il sorpasso. Questo terzo quarto contraddistinto dall'equilibrio fino a questo momento. Con Avellino che per la prima volta si ritrova avanti in questo match. Vediamo come risponde Roma, che trova due punti con Mario Tamburrini e impatta
nuovamente sul 43 pari la sfida. Mondomengo è spalle a canestro, scambia con Marzaioli, chiuso da ben due difensori che fanno egregiamente il loro lavoro. Palla persa per la Scandone, nuovo possesso quindi per la Luis Roma, che al di là delle belle sortite offensive sta sbagliando poco in difesa, con Avellino che adotta un cambiamento nel suo quintetto, dentro Vladimir Rajačić. Il suo impatto nel secondo quarto era stato positivo. Ora Scandone deve difendere, perché è troppo facile per Roma arrivare fin sotto il canestro ed appoggiare. In questo caso è Andrea Martino che, oltre al canestro, chiedeva anche il fallo per il tiro aggiuntivo. E invece niente, si riparte con una rimessa. Infante palla dentro per Martino, lasciato colpevolmente solo, e non sbaglia questa volta. I due punti sono tutti per Roma, che torna nuovamente avanti. Disattenzione evidente da parte della difesa di Avellino, che ha consentito quindi ad Andrea Martino di avere tutto il tempo di appoggiare a canestro. Altri due punti pesantissimi. Avellino però ha dimostrato in questo terzo quarto che può approfittare di tante situazioni, come in questo caso. È fortunato, ma è pesantissimo il canestro di Vladimir Rajačić, che in caduta è riuscito incredibilmente ad insaccare due punti. E Avellino è ancora in partita. C'è anche il recupero fondamentale di Andrea Locci, che riesce ad anticipare Infante, però è incredibile invece l'errore di Domenico Marzaioli, che ha lasciato il campo totalmente aperto ad Infante, che era rimasto, si era attardato nel rientro difensivo. Facile facile appoggiare questi due punti, altri due punti per Francesco Infante. Stavamo elogiando il recupero difensivo della Scandone. Fatto sta, tutto vanificato da un errore banale di Domenico Marzaioli, che ha aperto il campo ad un passaggio lungo che ha trovato pronto sotto canestro Francesco Infante, che impreziosisce con altri due punti la sua eccellente prestazione al Palà del Mauro. Rientra sul parquet Giuseppe De Leo per la Scandone, che può imbastire questa azione offensiva. Mondomengo sbaglia nel palleggio e recupera un altro pallone Roma. Pasqualin chiede l'aiuto di Infante per il blocco. Infante recupera lui la sfera. Fondamentale questo giocatore per Roma. Fondamentale anche il recupero di Bruno Mondomengo, che si rifà dopo aver perso il pallone. Il tiro da tre colpisce il ferro. Ci sono altri due punti per Roma, che allunga 49 a 45. Fermato, chiedevano un fallo che non c'è. I biancoverdi che però recuperano la sfera. Ancora una possibilità per Marzaioli, aveva provato il tiro prima, stoppato dalla difesa capitolina. Decide di fare tutto da solo Domenico Marzaioli, va fino in fondo e perde la sfera, toccata però dalla difesa di Roma, e quindi
come leggiamo dal tabellone, manca davvero poco alla fine sia di questa azione, di questo terzo quarto che si è vissuto sui binari dell'equilibrio. Qualche errore individuale di troppo sta costando caro in questo momento alla Scandone Avellino, che però prova con Rajačić, appoggia la palla tabellone e mette dentro altri due punti, 47 a 49 in questo terzo periodo. Vediamo quest'ultimo possesso come va. Avellino lo recupera e ha lei la possibilità di impattare o superare Roma con quest'ultimo possesso a disposizione in questo terzo quarto. Vediamo come se lo gioca Avellino. Marzaioli, Rajačić si butta dentro. Marzaioli prova la soluzione personale, c'è il ferro però, recupera De Leo, non riesce a fare sua la sfera che si perde sul fondo. Peccato per questa occasione vanificata dall'attacco di Avellino. Finisce il terzo quarto, stava entrando anche questo tiro della speranza da parte di Pasqualin. Finisce così, 47 a 49 il terzo quarto, partita in equilibrio, ultimo quarto, quindi tutto da vivere subito dopo il break pubblicitario. Ultimo quarto tra Scandone Avellino e Luis Roma. Vedremo, tutto può succedere. Fatto sta che gli ospiti sono avanti di due all'inizio di quest'ultimo periodo, che inizia con il possesso di Avellino. Cherubini, Rajačić dentro per Locci, spalle a canestro, si gira, lotta e perde la sfera. È stato fischiato fallo al numero 19 dei biancoverdi, che stava lottando davvero con le unghie e con i denti. Riparte quindi Roma. Con Domenico D'Argenzio, che è entrato in quest'ultimo periodo, però lo scambio è fulmineo e Locci commette un altro fallo ai danni di Andrea Martino, colpito alla pancia. Un po' claudicante il numero 7 di Roma, che si appresta al tiro di questi due liberi a sua disposizione per incrementare il vantaggio dei suoi. C'è da vedere la Scandone come reggerà in quest'ultimo quarto, perché nelle ultime sfide ha sempre avuto grosse difficoltà. Intanto c'è l'errore di Andrea Martino per il primo libero, va a segno il secondo, 50 a 47, tre punti di vantaggio per gli ospiti su Avellino, che riparte ora con Lorenzo Cherubini. Lascia la palla che arriva ora nelle mani ancora sue, prova il tiro da tre e c'è la bomba. Canestro però è da due perché aveva i piedi sulla riga e quindi non c'è il pareggio, ma l'Avellino torna a contatto, meno uno. Vediamo come si difende, riesce a recuperare il pallone, funziona in questo caso la difesa di Avellino. Il tiro è arrivato quando già era finito il tempo a sua disposizione per l'azione offensiva di Roma. Cherubini, che sta trovando molto più minutaggio, lo sta meritando il giovane numero 8,
che ora va a prendere la sfera, si butta dentro, lascia partire il tiro, peccato, dopo il tabellone, il ferro a sputare il tentativo del numero 8 dei biancoverdi. Dall'altra parte Martino mette fuori, la palla non esce, torna nella disposizione ancora di Andrea Martino, due punti, fallo con tiro aggiuntivo per lui. Prova a giustificarsi Rajačić, ma per il direttore di gara è stato commesso fallo. Potenziale azione da tre per Andrea Martino. Completa la sua azione da tre punti dopo il canestro, anche con il libero aggiuntivo. E Roma prova nuovamente ad accelerare. Averino prova a rimanere invece a contatto. Marzaioli. C'è fallo. Invece no. Si aspettava un fallo il numero 33, Marzaioli. Palla contesa. La freccia indica il possesso per Roma, che quindi recupera un altro pallone in difesa. C'è bisogno dell'aiuto degli inservienti per pulire la macchia di sudore rimasta sul parquet. Ci pensa direttamente Vladimir Rajačić ad asciugare il parquet. E corre nuovamente in difesa. Roma si butta dentro con Pasqualin che alza la parabola e mette a segno. Altri due punti, Marco Pasqualin, che sta impreziosendo la sua prestazione fatta di corsa, tanta corsa e assist, anche con dei canestri e delle palle recuperate, come in questo caso. Mavellino e Arcigna riesce a recuperarla. Un passaggio improponibile questo di Domenico Marzaioli, ed è Pasqualin che per fortuna di Avellino sbaglia dopo essersi buttato fin dentro. Non sbaglia invece da tre Roma, che dà un colpo importante in questo momento della sfida. Questo canestro da tre allunga ulteriormente il vantaggio degli ospiti, che tornano nuovamente avanti di 9. Momenti concitati in quest'ultimo minuto, con azioni e capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, palle perse da una parte e dall'altra. Ci ha pensato Roma con questo canestro di tre, da tre, a mettere a tacere tutto e tutti e a costringere coach De Gennaro a chiamare un nuovo time out, perché la squadra in questo terzo quarto è irriconoscibile rispetto a quello che si era visto specialmente nel terzo periodo, con la Scandone che era riuscita anche a portarsi in vantaggio. Poi c'è stata una nuova involuzione in questo inizio di ultimo periodo e Roma ne sta approfittando, riportandosi avanti di 9 lunghezze. Tanti errori individuali in fase di costruzione per la Scandone Avellino, passaggi sbagliati, palle perse. E si riparte. È tornato sul parquet anche Erkma per dar manforte ai suoi, ma perde un altro pallone. Lo avevamo appena detto, come le palle perse sanguinose per Avellino. E Roma ringrazia e allunga ancora con Andrea Martino. Altri due punti al referto per il numero 7 della Luis Roma, che insieme a Francesco Infante sta facendo vedere i sorci verdi alla difesa biancoverde. Ora però commette fallo la difesa capitolina, che nel frattempo si gode il suo netto vantaggio di 11 punti in quest'ultimo periodo, quando mancano poco più di 6 minuti e mezzo alla fine. C'è l'errore gratuito qui di Ugo Erkma, che aveva lo spazio per un tiro da 3,
ha voluto provare a sorprendere la difesa di Roma dando un pallone sotto canestro. Difesa di Roma che non si è fatta sorprendere, ha recuperato la sfera e ha ora la possibilità di andare fino in fondo. Due punti regalati a D'Argenzio, ma era tutto fermo per un fallo commesso in precedenza e Avellino può ripartire. Gli errori individuali nei passaggi, le tante palle perse ancora una volta ai danni di Avellino, che prova a rincorrere Rajačić, si butta fino a dentro, palla messa fuori, ancora una palla persa e ancora Roma che decide di non correre e andare con calma per questa azione. Anche coach De Gennaro capisce che è arrivato il momento di cambiare qualcosa nel quintetto, è pronto ad entrare infatti Iovinella, che si è seduto sul cubo dei cambi e ha assistito da lì a questa ennesima bomba messa da Roma, che ormai sembra incontenibile in quest'ultimo periodo. Allunga ancora, ancora una palla persa per Avellino grazie alla difesa forte di Roma. Avellino si accontenta solo di una rimessa in questa occasione. Nel frattempo, come detto, è entrato in campo Iovinella, proprio lui a prendere la sfera, a restituirla alle mani di Ondomengue. Chiede palla ancora a Iovinella, Ondomengue decide di andare da solo, gliela lascia, lascia partire il tiro, troppo corto. E nuovo possesso per Roma, che sta legittimando questo risultato in quest'ultimo quarto. Una Scandone che è rientrata sul parquet spenta. Per fortuna questa volta della Scandone il tiro da tre non entra. Marzaioli però perde un altro pallone, lo recupera, lo perde ancora. Ottima l'azione di D'Argenzio, viene fermato fallosamente da Salvatore Iovinella. Troppe le palle perse. Ci stiamo ripetendo, ma purtroppo la partita sta raccontando questo. I tanti errori di Avellino in fase offensiva, passaggi sbagliati. Arrivare quasi sistematicamente secondi al rimbalzo e le tante palle perse sfruttate appieno invece da Roma stanno sancendo questo risultato 49-65. Avellino però deve rimanere mentalmente in partita per non fare l'errore commesso negli ultimi match, dove sono arrivati dei passivi troppo severi per una Scandone che con le unghie e con i denti sta provando a rimanere a galla in questo campionato tra le tante difficoltà. C'è ancora tempo però per rientrare quantomeno in partita. C'è il fallo e la disperazione di coach De Gennaro per il fallo fischiato ai suoi ragazzi in campo. Due tiri liberi a disposizione di Alessio Di Carmine per incrementare ed allungare ulteriormente. Va a segno il primo. Sbaglia invece il secondo, altro rimbalzo per Iovinella. Erkma riesce a liberarsi del suo avversario, stava perdendo un altro pallone. Eccoli qua, i passaggi ingenui che costano sempre molto caro alla Scandone. Erkma prova a rifarsi arrivando fino in fondo, palla messa fuori, Ondomengue, De Leo allo spazio per il tiro da tre e lo mette. Morale e punti per la Scandone in quest'ultimo quarto, dove c'è davvero da lottare per rimanere a contatto. Questo tiro da tre dà morale soprattutto agli uomini di De Gennaro per
continuare a non mollare, ma non devono esserci distrazioni in difesa, con Andrea Martino che è ancora una volta riuscito a liberarsi del suo marcatore, ma è tutto fermo per un'irregolarità fischiata dagli arbitri. Nel frattempo esce di nuovo Salvatore Iovinella al suo posto col numero 19, rientra sul parquet Andrea Locci. Vediamo se riuscirà a dare una mano sotto canestro, sia in fase difensiva che offensiva, per la Scandone che si ritrova sotto 52-66. Ondomengue prova ad aggirare il suo avversario, arriva fin dentro, Locci ha lo spazio per il tiro, non è un tiratore però, quindi preferisce affidare la palla nelle mani di qualcun altro. Palla persa, contropiede di Roma che decide di fermarsi, erano 4 contro 1, ma viene fischiato un fallo, esempio lampante di quello che stavamo dicendo, delle palle perse dalla Scandone. Roma che oramai cerca solo di controllare, di amministrare questo vantaggio, se poi anche la possibilità di usufruire dei regali da parte di Avellino. Naturalmente Roma ne è ben lieta e fino a questo momento ha sempre sfruttato queste opportunità, e infatti neanche a dirlo allarga le braccia Andrea Locci, perché stanno entrando tutti i tiri da tre di Roma, che aumenta il suo vantaggio al Pala del Mauro. Entra anche il tiro da due questa volta per Avellino, 54-66. Fallo fischiato alla difesa biancoverde. Prova a tenere alto il morale, soprattutto l'attenzione dei suoi coach De Gennaro, infatti li richiama in panchina mentre siamo sullo 52-66, momento cruciale della sfida che sembra stia prendendo nettamente i binari di Roma, ma la Scandone ha dimostrato che se riesce a rimanere mentalmente in partita e non lasciarsi scoraggiare dagli eventi che succedono sul parquet, può ancora giocarsi la sua partita e soprattutto il suo campionato, perché ricordiamo che al momento la Scandone è il fanalino di coda del campionato di Serie B, con solo i 2 punti ottenuti con la vittoria sulla Stella Azzurra Roma di qualche settimana fa sul parquet del Pala del Mauro. Poi sono arrivate le sconfitte contro le corazzate di questo torneo, sconfitte nelle quali la Scandone aveva comunque ben figurato, soprattutto nel derby interno con Salerno. Ma i limiti purtroppo di questa squadra in questo campionato sono evidenti, al cospetto di compagini attrezzate e con la giusta esperienza come Roma, che sta sfruttando tutti gli errori della Scandone e ha l'opportunità ora con Pasqualin di incrementare 67-54. Altri 2 punti per Marco Pasqualin. In campo praticamente per tutta la sfida fino a questo momento. E sta dando il suo apporto decisivo alla sua squadra, che nel frattempo si apre in difesa e permette a Domenico Marzaioli di arrivare fino in fondo, appoggiare la palla a canestro e dare un po' di ossigeno alla Scandone, che deve però ancora difendersi e fare attenzione. Pasqualin punta il suo diretto avversario Tamburrini, serve palla che arriva ancora nella disponibilità di D'Argenzio, che prova il tiro da tre, troppo corto. Quando oramai sono 12 punti di vantaggio degli ospiti, che come detto stanno amministrando questo vantaggio che si sono costruiti in quest'ultimo periodo, e nel frattempo neanche a dirlo, ancora una palla persa da Erkma e altri 2 punti per Domenico D'Argenzio.
Bravo il numero 5 di Roma a recuperare il pallone. L'ennesima palla recuperata per errori individuali grossolani del roster bianco-verde. L'ultimo proprio questo di Erkma, che ora prova a rifarsi in fase offensiva. Marzaioli, la palla è buona per Locci, che però incredibilmente se la fa soffiare sotto canestro. Dall'altro lato c'è il fallo per lo scontro tra Bruno Ondomengue e Mario Tamburrini. Il fallo è di Avellino e Roma può andare ancora in lunetta per questo doppio tentativo con il tiro libero per Mario Tamburrini. 70-56 il parziale. Sbaglia il primo, il numero 12 di Roma. Secondo va a segno. 71-56. C'è frustrazione in campo, lo si vede dai volti dei giocatori di Avellino, che ripartono con una nuova azione con il numero 3 Erkma. Difficoltà nel palleggio, ma riesce a mantenere possesso della sfera. Va fino in fondo, alza la parabola, c'è l'errore, la palla è messa fuori, l'errore anche di De Leo con il tiro da 3. Erkma lotta per recuperare questo pallone, ci sta mettendo almeno la voglia in questi ultimi scampoli di match. Avellino, il cuore, la rabbia, si è visto anche questo tentativo di Erkma di recuperare il pallone, che ora è nelle mani di Marzaioli, lo serve a Locci, arresto e tiro corto, è bravo e furbo per fortuna della Scandone. De Leo che recupera quantomeno una rimessa dal fondo quando mancano pochi secondi al termine dell'azione. Ancora palla per De Leo, si butta fin dentro, lascia partire il tiro che bacia il tabellone ed entra. Altri due punti e anche il fallo subito da Giuseppe De Leo, che ha la possibilità di chiudere il suo gioco con questo tiro messo a referto. Tre punti, va a segno, quindi il gioco da tre punti di De Leo. Ma la Scandone deve ancora rincorrere e deve correre soprattutto in difesa. Non riesce a recuperare neanche questo pallone la difesa biancoverde. Locci ci mette il fisico per cercare di contrastare Infante. Non ci riesce, recupera il pallone Erkma, ma aveva già subito fallo Marco Pasqualin, che ha la possibilità di altri due tiri liberi, essendo la sua squadra in bonus di falli. Altri due tentativi dalla lunetta per il numero 9 Marco Pasqualin del roster guidato da Andrea Paccarie. Va dentro il primo. Va dentro anche il secondo. 73-59. La partita oramai è andata per Avellino. Si aspetta solo il fischio finale per sancire questa quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di coach De Gennaro, che come detto alla fine del primo quarto si trovavano sotto di 9 lunghezze, sono riusciti poi ad accorciare le distanze in chiusura di secondo periodo sul 30-34. Nel terzo addirittura erano riusciti a trovare il vantaggio, salvo poi perderlo nuovamente e chiudere sotto anche il terzo quarto sul 47-49. È stato l'ultimo momento
che la Scandone è rimasta in partita, perché nell'ultimo periodo è rientrata sul parquet totalmente un'altra squadra, che ha subito fin troppo le sortite offensive della Luis Roma, ci ha messo anche molto del suo con diversi errori. E ora, quando mancano 51 secondi alla fine della partita, con 14 secondi sul cronometro per l'azione, Marzaioli prova il tiro da tre sbagliato e il rimbalzo ancora della Luis Roma, che può ripartire con estrema calma. Si aspetta, come detto, solo il fischio che possa sancire la fine di questa partita. C'è ancora il tempo per un tentativo da tre sputato dal canestro. La confusione in casa Avellino è evidente da questa azione, con Bruno Domengo che arriva fino a sotto. Appoggio facile facile per Marzaioli, che si distrae, perde la sfera. Stava provando l'azione spettacolare in chiusura di match Roma, ma non è arrivato all'appuntamento con il canestro Alessio Di Carmine. Ultimo possesso del match, con Locci che sbaglia l'appoggio, ma perché ha subito fallo. 6 secondi al termine dell'azione. Canestri che, se arriveranno dalla lunetta, serviranno solo per le statistiche. Statistiche che parlano, come detto, della quarta sconfitta consecutiva per la Scandone Avellino, che voleva sfruttare meglio questo turno casalingo contro la Luis Roma. Ne avrà ancora un altro domenica, quando arriverà Corato. Finisce qui 50-61 a 73 il finale tra Scandone Avellino e Luis Roma. Per oggi è davvero tutto, buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.